Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video, finalmente un nuovo gioco. Sto parlando di Trackmania Turbo. Ragazzuoli, davvero non vedo l'ora di mostrarvi alcuni tracciati che ho provato di recente. Quello che mi è piaciuto di più, appunto già completato tutto sto canyon, è stato questo. L'ho fatto proprio pochi minuti fa, ma voglio assolutamente farvelo vedere. Mi raccomando, proviamo a superare i 2000 mi piace per questo video. Proviamo anche a superare tra l'altro il record. E guardate un po' ragazzi, sto gioco quanto è figo. In pratica dovete controllare sta macchina e... però i tracciati sono completamente folli. Adesso capirete il perché. Tra l'altro ho visto che è un gioco che non ha un prezzo nemmeno così elevato. Di conseguenza, raga, in particolar modo per PC, se lo prendete da Instant Gaming, vi lascio il link in descrizione se volete vedere i prezzi. Cioè, raga, lì almeno fino a qualche giorno fa era 25 euro, un gioco appena uscito, quindi davvero dei prezzi assurdi. Dateci uno sguardo appunto se volete. Quindi ragazzuoli, ci siamo. Vai così, mamma mia ragazzi, quanto mi piace il suono delle derapate. Poi con queste cuffie Plantronics, ragazzi, davvero una bomba, guarda, mamma mia. Poi io ce l'ho, secondo me è troppo alto, perché sto per perdere l'udito, talmente che è forte. Però guarda qua, le derapate, mamma mia ragazzi. Voi forse non lo sapete, ma io quando ero piccino amavo giochi alla follia, quelli lì in pratica in cui si fanno le derapate. Ricordo Need for Speed Carbon, almeno quello mi piaceva un botto. E poi anche il leggermente più recente Race Driver Grid, una roba del genere. Mamma mia ragazzi, quante derapate si facevano lì. Anche questo, raga, davvero è fighissimo. No, sbattuto. Tra l'altro se sbatti, porca miseria, cioè ti toglie dei punti. Quindi probabilmente non riuscirò a superare quello che è il mio record. Però voglio almeno provare a rimanere più o meno sull'argento. Vediamo un po'. Metti il gas a tavoletta, non ce l'ho fatta. Voglio lasciarlo perdere. Andiamo al Down e Dirty Valley, che provo per la prima volta con voi. Quindi ho superato i primi 10 livelli, anche per comprendere un po' tutte le meccaniche del gioco. Guardate che tracciato, ragazzi. Vai che ci lanciamo, attenzione. E vai così. Questo è la prima volta che lo provo, con voi. Il fatto bello è che devi avere dei riflessi prontissimi. Non in questo caso. Diciamo che dovrei un attimino concentrarmi meglio. Il tizio che ha la medaglia d'argento già mi ha superato. Quindi è una sorta di fantasma. Ma cos'è? Oh! No raga, la macchina è diversa rispetto a quella di prima. Sto perdendo anche dei pezzi, mi sa. Mamma mia raga, vado a pezzi. Guarda come scappa. Mamma mia raga, troppo veloce, aiuto. No, questo è da rifare completamente. Stavolta non devo farmi fregare. È l'inizio quello che conta, raga. Se iniziamo bene, il tutto viene di conseguenza. Devo un attimino concentrarmi e capire meglio. Ecco qua come si fanno le derapate. Ogni macchina quindi ha un tipo di derapata diversa. Io che mi lanciavo così a fare queste derapate anche quando non dovevo. Vai raga, vediamo quello che riusciamo a fare. Tra l'altro una cosa simpatica del gioco è che ogni volta che inizi ti fa un countdown di una lingua diversa. Quindi non per forza l'italiano. Sto andando fuori? Mamma mia, dov'è il tizio? Ecco, mi ha appena superato. Porca miseriaccia, lo devo recuperare ragazzi. Lo devo recuperare, no! Benvenuto in Valley, azione completata. Tra l'altro voi forse sta schermata non la vedete. Ho battuto un record, però non era quello che volevo. Nessun problema ragazzi, ci facciamo un altro percorso. Infatti questo è uno di quei giochi che poi devi appunto, come dire, riprendere in mano tutti i percorsi per cercare di battere il tuo stesso tempo. Tra l'altro ci sono anche le classifiche online e tutta roba di questo genere per confrontarti con gli amici. E cosucce così. Fatemi sapere tra l'altro se avete fatto dei record assurdi su questo gioco, se l'avete già provato e robe di questo genere. I tracciati comunque secondo me sono una bomba. Proprio lo stile del gioco è una bomba, perché è molto molto più dinamico magari rispetto a tanti altri titoli. Mannaggia, no, ho dato la testata. Vediamo, ce l'ho fatta? Perché la macchina si è capovolta? Però medaglia d'argento, boom! Sfidiamo l'oro, raga, in questa sfida voglio l'oro. Vediamo se ci riusciamo, Non conoscendo il percorso è quasi impossibile farlo al primo colpo, però chi lo sa. Abbiamo già il fantasma della medaglia d'oro che mi sta avanti. Io sto premendo solo l'acceleratore. Vai che siamo avanti. Mamma mia raga, dove devo entrare? Nel buco. È detto così, è compromettente in una maniera incredibile. Però abbiamo il nemico dietro raga. Cioè dietro c'è alle spalle. No, ho dato la testata, muoviti. No, ma ha superato all'ultimo secondo ragazzi. L'ultimo secondo, dai, posso recuperarlo, ti prego. Fammelo recuperare, c'era l'acqua che mi fermava. Vai più avanti, vai più avanti. No, non ce l'ho fatta. Però medaglia d'argento, dai, ottimo. Proviamo l'ultimo, ragazzi. Voglio almeno l'argento anche qui per concludere in bellezza. Che poi ho notato che questi tracciati rispetto al primo che abbiamo fatto sono diversi, perché sono anche sul terreno. Quindi
non posso nemmeno immaginare quali saranno i prossimi, tipo che ne so, ambientati nel futuro e roba così. Comunque, non so ancora il tasto per guardarmi alle spalle qual è e non voglio provare, altrimenti incomincio a fare cavolate. Già ora, come ora sto sbandando, no! Come ha fatto a superarmi? Ma sei pessimo, medaglia di bronzo! Per ora fa nulla, dovrò assolutamente allenarmi un botto perché queste sono le primissime sfide che faccio e poi voglio assolutamente fare dei record migliori. Quindi ragazzuoli, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto proviamo a superare i 2000 mi piace, seguitemi su Facebook e Instagram, vi lascio tutti i link in descrizione, quindi alla prossima, ciao!